Tiziano Lonaldi, una giornata speciale, quella del 4 gennaio, la cittadella della musica. Un ricordo anche per una persona speciale a cui sei particolarmente legato, un'idea non solo tua, hai fatto un po' da collante tra eh, varie associazioni e varie eh, persone. Eccoci, racconti, insomma, cosa è previsto per il 4 gennaio? Il 4 gennaio eh, ci sarà questo evento. Mh, eh, per noi molto importante perché ricordiamo che la via Sacco, la nostra carissima amica, eh, sotto l'insegna della beneficenza. Eh, ci sarà una serata di beneficenza, appunto, alla Cittadella della Musica alle ore 21, dove l'intero incasso con sottoscrizione volontaria sarà devoluto all'Avis e alla causa della ricerca contro il cancro. Siamo un gruppo di amici, un gruppo di suoi amici che volevamo organizzare questo evento. Faccio qualche nome, eh, compaio solo io, ma loro sono sempre eh, sul gruppo di WhatsApp per organizzare: eh, Sharon Di Gennaro, Simone Calcagno, Tiziano Leonardi, Marco Cucinotta e appunto Deborah Solari e anche altri come Giacomo Lombardo che si occupa della grafica, eh, che abbiamo appunto deciso, come ripeto, di ripercorrere la sua vita, la sua vita di Claudia molto attiva, molto dinamica, eh, con uh, delle proposte artistiche che sono legate al suo percorso. Lei era una ginnasta sin da bambina. Infatti ringraziamo la S Gman nelle persone di Marianna Enrico e Alessandra Peveri. Lei ha sempre danzato con gli Argonauti, un gruppo che si esibisce anche a livello nazionale e internazionale che saranno presenti con le loro performance. Eh, lei ballava in IndioP. Infatti ringraziamo anche Valerio Mandrici per eh, aver messo a disposizione alcuni ragazzi dell'Old dell City L'Indiop. E ovviamente ringraziamo anche gli amici che si sono prestati per, una, per un intrattenimento musicale. E ovviamente, parliamo di Francesco Di Iorio, eh, che proporrà un brano a lei molto caro, non lo diciamo quale. Lei era innamorata di Daniele Silvestri, di Gazzè, di Nicolo Fabi di tutta questa scena romana. Irene Gargiulli, che con la sua bellissima voce soul ci allieterà sicuramente. Io proverò a presentare la serata, sarà quindi un, un evento sereno, un evento non celebrativo, non commemorativo, ci mancherebbe, ma una cosa fresca, e allegra, come appunto era lei. E ringraziamo anche l'amica Anna Battaglini, che si è prestata per eh, appunto, muoversi a livello burocratico e ci ha dato una grande mano. Vi aspettiamo numerosi il 4 gennaio presso la Cittadella della Musica alle ore 21 per questo evento di solidarietà, di amicizia e di ricordo della nostra carissima amica Claudia Sacco. Dancing in the Clouds. Andate su Facebook, cercate, avrete tutte le informazioni.